tanti ritornelli. Salve a tutti, ciao, cari amici, benvenuti a Ritornelli anche oggi da Paola Belloni e da Luciano Nelli. Ma guardate un po', noi abbiamo anche l'assistente, certo, che però è lì che dorme. Assiste, giustamente, meno male, perché silenzio. Quando dorme almeno non abbaia. E non piglia pesci nemmeno. Non piglia pesci, e poi poverina che deve prendere pesci, un canino. Vabbè, comunque oggi abbiamo un bel menù, sai Paola, abbiamo, senti, Pietro Galassi. Abbiamo Sonia De Castelli, poi canto io una canzone dedicata a tutte le mamme, quindi molto, molto mamma. Quindi, Cristiano Chesi e Mauro Taddei e Paola Belloni con una canzone che non ama mai cantare, Paola, questa canzone che è Storia di un amore. Ma come, la mia favorita, grazie di averla messa in programmazione. E allora dai, partiamo con Pietro Galassi, Trallallero, vai Pietro. Ci saranno ancora giorni belli da vivere, se canti una canzone che fa tra l'allero, 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 l'allà. Melodia scintillante che fa tra l'allero, l'allà. Sai cosa c'è? Ci saranno ancora giorni belli da sorridere. Sai cosa c'è? Le chitarre che suonano a festa, la magia di te, che canti una canzone che fa. L'allero, 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 l'allà. Melodia scintillante che fa l'allero, l'allà. L'allero, 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 l'allà. Melodia scintillante che fa l'allero, l'allà. Sempre un sole, se canti una canzone che fa. Trallallero, l'allero, 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 l'allà. Melodia scintillante che fa, trallallero, l'allà. L'allero, 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 l'allà. Melodia scintillante che fa l'allero, l'allà. L'allero, 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 l'allà. Per questa Trallallero di Pietro Galassi ringraziamo le edizioni Novalis. Sì, e adesso che sempre facciamo, sempre presenti. Paola? Allora, una whatsappata ci è arrivata da Colle Salvetti, in Colle provincia Salvetti, di Livorno. Colle Salvetti, Livorno, siamo vicini. La nostra toscana Francesca scrive per Alessandro. Una dedica per il mio amico Alessandro, che per me è e resterà per sempre solamente un amico. Mi dispiace per lui. Track, appunto. Grazie a voi, vabbè, Francesca. È una dichiarazione al contrario della serie, non mi rompe. No, però dice non innamorarti di me. Chissà. Vabbè, insomma, mi dispiace per lui. È tutto, insomma, come dire, sapere, ragazzi. Come si chiama lei? Lei si chiama Francesca. Ah, vabbè, la conosco. E lui non Paolo, ma Alessandro. Però chissà. Francesca da Colle Salvetti, dai. Chissà, chissà. La canzone... Sonia De Castelli, cara amica, un bacione, Sonia, non innamorarti di me. E vai. Jukebox dediche. Lasciami, dai, è meglio e poi
che adesso mi manchi tu. Tra me e te è stato bellissimo. E tu, lo sai che adesso mi manchi tu. La dedico a tutte le mamme, questo mio arrangiamento che abbiamo fatto insieme all'amico Mario Fabiani, veramente di grande, grande successo, sì. Perché veramente anche durante le mie serate la faccio quasi... Anche per le mamme un po' rock, questa va bene, sì, perché è una mamma un po' rock. Comunque, da Luciano Nelli per tutte le mamme, mamma! Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non si usano. Non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuor. Mamma, e tutte le mamme, mamma, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Andiamo a conoscere, meglio l'artista, sì, di oggi? Faccio partire la sigla, Paola. Indaghiamo? Andiamo? Indaghiamo sottovoce? Facciamo domande peccaminose? Ma no, dai, scherziamo. Vabbè, proviamo, vediamo che succede. Dai, io faccio partire la sigla e poi vediamo che succede. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi.
conosciamoli meglio nel salotto di Ritornelli. È ritornato Antonio Mensa. Ciao Paola. Ben ritrovato Antonio. Vedi, vedo un collega. Vedo un una collega, vedi, collega, già pronta. Bellissima. Ecco, che strumento le faresti suonare tu che sei polistrumentista? Il mio. Il tuo? Il mio, perché la metti al pianoforte. È già in fracca, quindi meglio qua, di così. Vai a suonare il pianoforte con Antonio. È già l'abbigliamento giusto, col farfallino. Antonio, grande estate, grande. Sono, guarda, devo ricca dire, estate. Tanto salutiamo gli amici, ciao, un bacio a tutti. Devo dire, fuori programma, un'estate ricca di persone, di amici anche nuovi, tanti amici nuovi, ma dovuto a delle novità. Che dei cambiamenti. Già, dei cambiamenti. Quindi, da una cosa è nata una cosa molto positiva, molto bella. Sì, una grande. Diciamo allora che Annalisa, che è la cantante Annalisa, che ti ha accompagnato per diversi anni. Ciao Annalisa. Sì, abbiamo fatto un lavoro discografico ultimo che lo riprendiamo in mano con Luciano. Certo. E tutti i collaboratori, e quindi lo rimettiamo in auge. Non è più, non collabora più con me in orchestra, non è più in orchestra con me, non è con nessuna formazione. Dà una mano dove la chiamano. Certo. A sostituzione. Collaborare così, collaborare, no? La freelance, come dice il giornalismo. Dopo questa decisione sua, ho trovato una rosa di brave cantanti, amiche che saluto, Azzurra. La salutiamo, Veronica, Mary, Valentina, insomma. Non voglio dimenticarmi ancora di altre, ma è altre che hanno accompagnato, Martina, comunque, insomma, che mi hanno accompagnato e continuano ancora a fare serate come Francesca, serate con me, e da questa cosa ne è nata una cosa positiva. Gli amici che ci seguono si sono stimolati ancora di più e ogni giorno mi cercano: chi c'è domani qua, chi c'è domani che là, bello, e le hanno però conosciute tutte. E ti dico, faccio fatica a pensare di trovarne poi una adesso. Quindi tutte, un parterre. Io voglio bene, talmente ricco. E la cosa bella è che si vogliono bene tra anche di loro. Loro siamo, vedi, riusciti a fare però, famiglia. Però cosa bella è anche quella, che la canzone che passiamo oggi, sì, che è appunto Come niente fosse, sì, è cantata da Annalisa. La canta l'Annalisa, abbiamo chiesto l'autorizzazione perché lei è felicissima, Anna, giustamente. C'è in questo lavoro, certo, discografico, quindi, certo, la collaborazione è continua. E l'ha scritta lei, il testo è suo. Lo ricordo perché la presentaste qua arrangiamento mio tempo di fa. Di Matteo. L'orchestra è quella di Antonio Mensa, a Ritornelli. Come niente fosse. Dico, presentando Paolo, sì, Bertoli, con molto piacere, perché tra l'altro è un carissimo amico da sempre. Sorridente, sempre. Sempre sorridente, col suo magico sorriso e la sua magica fisarmonica, ci fa ascoltare con questo bel videoclip che io predestinai quasi subito che sarebbe diventato un successo, infatti, sì, lo è diventato e continua ad esserlo. Bailada de Fuego, Paolo Bertoli.
Dica 34. Dice, ma era il 33. No, E le ho messo uno in più. No, forse 33 per i musicisti. Sì. Non l'hai capita? No. LP 33, dica 33. Ma le mie battute stanno peggiorando così tanto. 33 per i musicisti, per gli altri sì, va bene, ma 34. Potrebbe anche essere 45. Ma certo, ma certo. Okay. Lo sai che i single, per esempio in Sud America e anche nell'America del Nord, non sono mai stati 45. E cos'erano? Giri. Erano piccoli, single, ma erano 33. Oh. Sì. 33 giri. In Sud America era sempre così. Erano single, ma erano 33 giri. E non so perché. Invece da noi, stranamente c'era il 45, il 33, e forse prima... Poi dopo c'è stato un periodo, penso negli anni 80, che hanno fatto i 45 giri per la disco music, sì, che erano grandi, come i long play, però giravano a 45 giri. Vabbè, insomma, tutto questo perché si conosce questa storia un po' da lontano. Che c'è? Siamo così. Luciano, il paziente e il dottore. Paziente e dottore, che sono Mauro e Cristiano, che sono 43, 45. Sono loro. Sono loro, via. C'avevi il cuore prima qui, ma mi senti un po' carello, mamma mia, no, ancora lui si va, oh madonna, non è possibile, è peggio delle chiedi, sì, le chiedi, sì, come lei, che c'è questa volta? Oh, che c'è, dottore, c'è un problema, non riesco a stare davanti al computer, mi brillano gli occhi, come se giri il mouse e mi trema la mano, oppure riesco a trovare tasti. Guardi, è probabilmente solo una questione di generation gap. Oh, chi basta un Awin? Ma che Awin è Awin? Deve essere aggiornato un po', deve capire la tecnologia, questo non è un problema medico, è semplicemente un problema attitudinale. Oh. Per esempio, guardi, le faccio un esempio. Sa come si fa ad aprire una finestra? Con la maniglia? Ma che maniglia di maniglia? Io tengo la finestra per navigare. Oh dottore, ma che dice? Scusi, ma se navigo ora con la finestra e mi entra l'acqua dentro? Sì, è pesci che entra dentro, ma dentro non è arretrato, eh. Ma io che l'idea di... Ma senta, guarda, facciamo una cosa. Io le faccio un sito, poi mi dice la sua pensa, ritorna da me, che scarichiamo il sito. No dottore, ma che dice? Scusi, ma ora lei mi dice, mi fa una scureggia davanti a me, ora devo dire che un pezzo o tolgo da lei e si va e vanno a scaricare insieme. Questa è una canzone, devo dire, che tra l'altro la Paola la esegue in maniera sublime, ma devo dire che durante le nostre serate, quando non mi viene in mente niente, magari a una certa ora così, ecco, non mi viene in mente niente, gli dico Paola, cosa vuoi cantare? Cosa mi risponde Paola? Storia di un amore, ecco. E chiaramente. Perché? Ma poi la ballano volentieri. No, certo, è una bella rumba begin, quindi grandiosa. Comunque Paola Belloni con Storia di un amore. Storia di un amore. Ma è la storia di un amore, come non hai altro uguale, che mi hizo comprendere tutto il viento del mal, che mi dio luce a mi vita. Pagándola después, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, y adorarte para mí una obsesión. Ma en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor
en la pasión. Ma es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Adorarte para mí fue religión, ma en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor en la pasión. Ah, vi salutiamo, ciao amici, ci vediamo domani. Grazie, grazie di essere sempre con noi. Bacioni. L'ultimo ciao. Giorno del mese insieme. Ciao. Ciao. Quanti ritornelli